c'ho da parlare, urti alla telecamera. Dai. Prima. Mi sentite? Sì. Ok. Allora, intanto cominciamo con questa seconda lezione di oggi, che inaugura il secondo modulo. Abbiamo finito il modulo Nuovi Alfabeti Democratici, adesso ne parliamo, ne parte un altro che si chiama Governance Metropolitana, anche se in realtà voi avete avuto una lezione la settimana scorsa di Marco Toschini sulla parte della tutela ambientale. Però oggi ci sembrava utile e quanto mai attuale affrontare il tema della governance metropolitana partendo dalla città metropolitana. E quindi ho chiesto ai nostri ospiti, che sono il professor Luciano Rondelli, il sindaco Simone Gamberini e il dottor Stefano Lamazza, di parlarci delle novità normative che sono intervenute, quindi innanzitutto della presente riforma del Rio sull'abolizione delle province e della città metropolitana, per capire quali sono i passaggi anche istituzionali e amministrativi che ci aspettano e dal loro punto di vista, visto che questa è una scuola per giovani amministratori, capire come le amministrazioni locali sono chiamate a riorganizzare le loro aree vaste, penso in funzione dei servizi, ma anche la riorganizzazione, no, del personale, delle funzioni che vanno a svolgere nell'ottica della governance metropolitana. Quindi che assumano la governance metropolitana un po' come prospettiva per l'amministrazione. Quindi io partirei prima con il quadro normativo, quindi cederei la parola al professor Vandelli per dirci quali sono gli interventi normativi e a che punto siamo anche nel processo di attuazione della città metropolitana. Quanto parlo? Ma 20 minuti? 30 minuti? Direi facciamo 20 minuti ciascuno intervento in modo che poi ci lasciamo uno spazio per le domande e poi da parte dei ragazzi. Sì, grazie. Dunque, Lombardo ha detto attuale, in realtà quello che si sta muovendo sulle riforme è così attuale che nemmeno lo sappiamo, nel senso che oggi è stato approvato il testo di riforma costituzionale dal Consiglio dei Ministri, testo molto ampio e di grande importanza, quindi vedremo domani quali sono i contenuti concreti. Dalle prime notizie dei telegiornali di stasera ho l'impressione che non sia cambiato molto rispetto alle bozze circolate fino a ieri e che quindi si punti ad un Senato composto da amministratori locali e regionali, in parte uguale, con una presenza di 21, ci sarebbero i rappresentanti della società civile eletti, nominati dal Presidente della Repubblica. Questo è lo scenario in cui si colloca poi la riforma del titolo quinto, nell'ambito della quale verrebbe cancellata la parola provincia dalla Costituzione, cancellazione dalla Costituzione che non vuol dire che la provincia verrà cancellata nella legislazione, ma vuol dire che potrà essere plasmata con ogni libertà da parte del legislatore. In ogni caso, la sorte delle province nelle 10 aree metropolitane è profondamente diversa, perché il percorso di riforme che si è costruito in questi ultimi anni punta con decisione a una distinzione, a una differenziazione. Voi sapete che
noi siamo in un sistema che ha una tradizione profondamente uniformista, siamo tutti uguali, quindi abbiamo tutti le stesse regole, comuni grandi, comuni piccoli, con qualche eccezione, territori montani, territori di pianura, territori fortemente urbanizzati e così via. La novità consiste dunque anzitutto nel fatto che anche il legislatore italiano, come quello di vari paesi europei, prende in considerazione la peculiarità delle grandi aree urbane e del bacino che sta attorno ad esse. Quindi, cercando di dotare queste aree in cui si colloca la gran parte, non solo della popolazione, una gran parte di popolazione, ma soprattutto di infrastrutture, di attività economiche, di università, di ricerca, eccetera, eccetera, che quindi vengono considerate un po' il motore per il contrasto alla crisi e per la ripresa dello sviluppo. In queste aree viene previsto un modo di governo, un sistema di governo profondamente differenziato rispetto a quanto avviene nel resto del territorio, particolarmente proprio per quanto riguarda sull'area vasta. L'area vasta. E noi avremo quindi due aree vaste secondo l'attuale testo della legge, in cui questa legge è ormai in dirittura d'arrivo, nel senso che ha già avuto l'approvazione dei due rami del Parlamento, il Senato ha introdotto una serie di modifiche, c'è una finestra di disponibilità, ormai bastano poche ore, la Camera dovrebbe prendere il testo del Senato così com'è e chiudere il procedimento. In questa legge dunque abbiamo questa forte differenziazione. Le aree vaste perdono spessore fuori dalle città metropolitane e quindi si alleggeriscono le funzioni attualmente spettanti alle province, viceversa si rafforzano nelle città metropolitane. Cosa faranno le città metropolitane? Direi proprio partiamo dalla considerazione dell'obiettivo di fondo. Quindi c'è un rafforzamento rilevante delle capacità di pianificazione e strategiche dell'area. Questo riguarda in particolare due strumenti: il piano strategico, che peraltro nella nostra area ha avuto l'esperienza più avanzata che si è realizzata in Italia e che adesso tenderà ad essere riprodotta nelle altre realtà, e sul livello della pianificazione urbanistica, nell'ambito della quale spetterà alla città metropolitana il piano urbanistico generale. Rilevanti funzioni spetteranno anche in materia di mobilità e trasporti, di infrastrutture e quel contesto, quell'insieme di elementi che devono rafforzare il territorio e particolarmente
parte in maniera funzionale appunto alla produzione, alle attività produttive. Il secondo grande elemento di novità sta nel tipo di governance che viene previsto in questo disegno. Non c'è più una stratificazione che è tipica del nostro sistema tra diverse competenze, apparati, livelli, soprattutto classi politiche. Fino ad ora il cittadino eleggeva vari strati, a parte l'Unione, il Parlamento europeo, abbiamo una classe politica nazionale, una regionale, una provinciale, una comunale. Da ora in poi possiamo interpretare il governo locale come un sistema unitario, particolarmente nelle aree metropolitane, nelle città metropolitane, dove non avremo più la classica sovrapposizione tra la governance provinciale e la governance comunale. Non avremo più un voto dato in maniera distinta a chi governa il comune e a chi governa la provincia. Il governo locale tende a acquisire una struttura unitaria. Sono gli stessi amministratori comunali, che nel nostro sistema sono decisamente rappresentano le istituzioni più legittimate, più vicine ai cittadini, più robuste democraticamente, che al tempo stesso ricoprono le responsabilità di governo della città metropolitana. Fenomeno analogo si riproduce poi per le province. Che cosa comporta questo? Guardate, si enfatizza molto il fatto che si riducono i cosiddetti costi della politica perché non è prevista nessuna indennità, vale a dire coloro che vanno a governare la città metropolitana saranno titolari delle indennità che ricevono come amministratori comunali. Quindi c'è questo risparmio che io ritengo del tutto secondario rispetto a un obiettivo di fondo. Questo sì che può portare a un risparmio assai rilevante non solo per le pubbliche amministrazioni, ma per i cittadini e le imprese. E dipende da questo fatto di fondo. Vedete, io, avendo una certa età, forse avrete notato, ho assistito a tutte le distribuzioni di competenza dagli anni 70 ad oggi. E tutte le volte cosa succede? Non esiste nessun livello ovviamente rappresentativo di proprio elettorato che ritiene nell'ambito di una distribuzione di competenze di essere non interessato a una certa materia. Dunque cosa succede? Dobbiamo decidere chi gestisce l'ambiente, si dà un pezzettino, se abbiamo deciso di decentrare dal centro alla periferia, si dà un pezzettino alla regione, un pezzettino alla provincia, un pezzettino al comune. Il commercio, abbiamo qualcuno che si ritiene interessato, diamo un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino.
esito di tutto questo, voi sapete che abbiamo un certo numero di imprese che anche dalla nostra area delocalizzano, ma non in Cina, ma delocalizzano in Austria o in Svizzera, e sapete che per aprire uno stabilimento è possibile in alcuni settori che in Italia si chiedano un 18 procedimenti o 18 provvedimenti e in Austria o in Svizzera invece se ne chiedano 2 o 3. Capite l'handicap che questo pone per le attività economiche? E noi abbiamo procedure tutte frammentate in cui tutti devono intervenire su tutto, secondo un modello di amministrazione appunto estremamente complicato dal fatto degli strati dell'amministrazione. Notate, altri paesi, ad esempio la Francia, si sono sempre ispirate ad un modello per blocchi, cioè c'è un soggetto, un livello competente per i servizi sociali, un livello competente per lo sviluppo economico, un livello competente per il territorio. Guardate che il gap è impressionante di tutto questo. Ripeto, non la Cina, ma non so se abbiate visto pochi giorni fa sul Corriere c'era l'elenco delle metropolitane più dotate di chilometraggio in Europa. Classifica attuale: Londra, Madrid, Parigi. Cos'è che colpisce immediatamente? E beh, Londra e Parigi hanno cominciato un secolo fa, nel 1870, Madrid ha cominciato un secolo dopo e ha già una rete che ha superato quella di Parigi. Voi sapete che a Roma siamo ancora, dopo qualche decennio, a sperare nella terza linea, la Cina, la terza linea. È vero che ci sono più ruderi sotto di quanto non ne abbiano altre città, però francamente anche perché i ruderi a 40 metri finiscono, ce ne sono più. È un handicap che il nostro paese non si può più permettere. Questo è, a mio avviso, il vero senso dell'operazione complessiva che si sta conducendo sul piano costituzionale, sul piano legislativo e dunque sul piano amministrativo. Occorre dotare il nostro sistema di un modello di meccanismi di governo molto più agili, semplici e compatti, non retti da conflittualità ma retti da logiche di coesione e di integrazione, proprio per poter finalmente, con logica oggettiva, domandarsi dove deve stare ogni funzione. Se si tratta di una funzione di prossimità, cioè che deve stare vicino al cittadino, la farà il comune. Si tratta di una funzione di area vasta, cioè di respiro ampio che riguarda tutto il territorio, la svolgerà la città metropolitana. Nel caso di Bologna, poi, questa architettura si può basare su un percorso molto più avanti che in altre realtà, cioè si intravede
un'ossatura di tutto questo, anche perché si erano costituite e via via rafforzate, soprattutto in alcune aree, forme associative di vario genere, unioni, associazioni, circondarie di Imola, le comunità montane poi trasformate, il tutto con una tendenziale non ancora raggiunta coincidenza con altri ambiti amministrativi, a partire dai distretti sanitari. Insomma, emerge una logica dell'area che dovrebbe portare a una diversa concertazione, condivisione e semplificazione, anche in molte regole. Ormai questa moltiplicazione di regole, ciascuno nel proprio ambito, è difficilmente tollerabile per le esigenze dell'economia attuale. E dunque abbiamo bisogno di un sistema amministrativo che si muova agilmente, rapidamente, e in questo contesto poi abbiamo avuto anche, e questo è un altro dei temi del, la legge riguarda tre blocchi di argomento, quindi le città metropolitane, le province e le unioni e fusioni di comuni. Anche su questo versante, come sapete, abbiamo avuto qualche esempio che è diventato pilota in Italia, come la Valsamoggia, e è possibile, stanno già effettuandosi, anzi sono già stati effettuati alcuni, più di una decina di referendum in giro per tra Venezia, tra Friuli e il Veneto soprattutto, stanno muovendosi varie realtà, può darsi davvero che la nostra mappa amministrativa vada cambiando in una direzione più ormai adeguata alle esigenze dei tempi. La crisi credo che sia stato un fattore di movimento. Voi sapete che crisi non vuol dire originariamente una cosa brutta, crisi voleva dire semplicemente rottura, cambiamento. Poi pare che nell'Ottocento se ne siano appropriati i medici e ha acquisito quel brutto suono che noi oggi le attribuiamo, ma crisi è fattore di cambiamento. Sta cambiando molto nei presupposti, nel nostro caso particolarmente, la crisi economica ha investito mezzo mondo, nel nostro caso è diventata crisi non solo economica ma anche sociale, politica, istituzionale, quindi credo che abbiamo bisogno di risposte robuste. Mi limito a questo. Il risultato negli dieci minuti. Direi basta presentare tu Simone sulla Mandele vi ha dato una con rapidità diciamo anche vi ha descritto anche l'evoluzione negli ultimi 30 anni, anche quella più recente dello scenario normativo, e ha detto una cosa molto molto importante. Io penso che è necessario nel momento in cui appunto da una crisi si vuole anche riuscire ad uscire in un modo concreto, e queste riforme forse ci consentono di fare un passo in avanti, anche una straordinaria coesione nei territori nel definire anche gli obiettivi comuni che ci si danno. Ho capito che la maggior parte di voi si candiderà o verrà candidata in un qualche modo, farà una qualche attività amministrativa nei prossimi anni, e penso sia fondamentale su questo che sia ben chiaro almeno a tutti che la città metropolitana è veramente un'opportunità straordinaria che noi abbiamo per il futuro del nostro territorio,
è un'opportunità che dobbiamo cogliere adesso, dopo che per 30 anni in qualche modo l'abbiamo evocata in tante forme. In primis penso che la maggior parte di voi, anche partendo da realtà e comuni diversi, si sentano alla fine della fiera, diciamo così, anche cittadini metropolitani nel senso più puro del termine, quindi oltre ai comuni in cui risiedono si sentono parte e cittadini di una comunità più vasta che corrisponde a quella della città metropolitana. E quindi noi, rispetto a percorsi di ingegneria istituzionale nei quali si va a definire anche l'identità di un territorio a partire dalla legge, in questo caso siamo un po' più fortunati, nel senso che esiste già un territorio metropolitano che coincide con i confini della città metropolitana e quindi abbiamo le condizioni effettivamente per fare una serie di salti di qualità. Cosa ci chiede oggi la gente, cosa ci chiede il nostro elettore, cosa ci chiede il sistema economico? Ci chiede la semplificazione e la rapidità nelle decisioni. Prima penso con esempi concreti vi è stato descritto questo elemento. Una riduzione più generale dei costi dei servizi, di tutto ciò che riguarda la pubblica amministrazione, attraverso anche efficientamenti, economie di scala che oggi mancano. Equità. Oggi non c'è la stessa possibilità di avere un'offerta di servizi sui territori di quella città metropolitana, e al tempo stesso la possibilità di collocare la nostra città all'interno di quel luogo un po' più competitivo delle aree urbane europee che competono e sono i motori dello sviluppo. E la città metropolitana è l'occasione per fare tutti quell'insieme di passaggi, e passa tutta questa nostra possibilità di sfruttare questa opportunità. Io penso soprattutto da scelte politiche, dal fatto che una nuova generazione di amministratori, sindaci che oggi verranno eletti insieme ai sindaci oggi in carica, a partire dal sindaco di Bologna, sapranno essere anche il traino di questo processo di innovazione, nel quale noi non possiamo perdere o pensare di perdere tempo. Io penso che questo sia un elemento fondamentale. Entro il 30 di settembre dovrà essere approvato lo statuto della città metropolitana e eletto il consiglio anche il consiglio dovrà essere eletto entro il 30 settembre, lo statuto approvato entro la fine dell'anno. Occorre che in parallelo la politica, i sindaci, gli amministratori facciano quel famoso passo in avanti, coinvolgendo le parti sociali, il sistema economico, in quel processo di semplificazione che deve portare alla trasformazione reale del nostro territorio. È quindi un momento nel quale occorre fare delle scelte, scelte che, almeno nella vostra esperienza territoriale, andranno a confliggere ogni tanto con l'interesse di campanile, con la necessità di dare visibilità all'identità del vostro territorio, qualcosa di più vasto, ma che scelte che vanno fatte nella consapevolezza che c'è un'occasione e c'è la possibilità effettivamente di fare un salto di qualità, cercando di trovare un equilibrio molto, molto importante che porta anche a coesione nel capire effettivamente come si riesce a pensare a un livello di governo, quello dei comuni, molto vicino ai cittadini, capace di dare risposte immediate al cittadino, e anche un organismo invece capace di fare le scelte strategiche o di gestire i servizi di area vasta. E questo sarà un po' il gioco che noi dovremmo riuscire a costruire in breve tempo, forzando con tutto ciò che oggi rappresenta un ostacolo a questo processo anche di innovazione. Prima si è descritto con molta rapidità un processo che non è stato rapido. La trasformazione del nostro territorio in un percorso che dalle prime forme associative ha portato alle prime unioni di comuni e poi alla fusione della Val Samoggia è durato, per darvi un'idea, 15 anni. Se riprendiamo tutti dal momento in cui ho iniziato a fare l'associazione direi dei comuni della Val Samoggia, direi 20 anni quasi. E oggi un nuovo comune deve nascere. Noi dovremmo cercare di costruire il percorso per la realizzazione della città metropolitana in molto meno tempo, con decisioni molto forti e un livello di coesione fra gli amministratori e fra le organizzazioni sindacali, le associazioni economiche molto forte. E questo vuol dire che bisogna che in questa fase
nella quale ci avviciniamo anche alle elezioni, dobbiamo condividere quelli che sono quegli obiettivi strategici per rendere competitiva la nostra area. Ecco allora che quel sistema che via via è nato di 7 unioni che attorno al comune di Bologna rappresentano oggi l'organizzazione del territorio della nostra provincia, sono il primo pezzettino di quella riorganizzazione della rappresentanza anche delle funzioni sui livelli territoriali che dovremo cercare di sfruttare al meglio e rapidamente. Al tempo stesso dovremo fare qualche lavoro anche al piano di sopra. Oggi spesso si discute delle regioni, di quanto oggi la legislazione regionale abbia prodotto alla fine un universo di quasi 20.000 leggi che si sovrappongono spesso al quadro nazionale, e come appunto quel sistema alla fine oggi non regga più in un perenne conflitto di competenza con lo Stato centrale o di funzioni con tutti i livelli sottordinati. Occorre anche su quello essere chiari con la regione, per esempio, su quali funzioni noi vorremmo fossero allocate sulla città metropolitana, oltre a quelle già oggi presenti nella provincia, e capire quali funzioni pensiamo debbano essere cedute dai comuni verso il governo metropolitano. E quindi questa è la fase delle scelte, e non penso basti in quanto tale l'ingegneria appunto istituzionale, ma la grande volontà politica, e in questo il Partito Democratico penso dovrà svolgere la sua funzione nel modo più pieno. E come semplificare? Innanzitutto noi dobbiamo sapere che oggi abbiamo, per fortuna, nel tempo costruito grandi piattaforme metropolitane di servizi che già, come dire, sono il patrimonio che ci fa dire che il nostro territorio comunque è già più avanti di altri in questa organizzazione. Abbiamo a livello della sanità una piattaforma unica del sistema sanitario, l'azienda unica sanitaria esiste già ed è una realtà che ha consentito di omogeneizzare anche la sanità sul nostro territorio, anche a livello delle prestazioni. Abbiamo un'azienda di trasporti unica a livello metropolitano nei fatti, e tutto il ciclo idrico e quello dei rifiuti sono già gestiti da multiutility di proprietà dei comuni. E quindi su elementi portanti anche dell'organizzazione territoriale noi abbiamo già dei grandi produttori di servizi metropolitani. Esistono poi piattaforme che dobbiamo creare e costruire. Tutto il sistema dei servizi sociali organizzato per unioni, piuttosto che il sistema dei servizi per l'infanzia, i servizi culturali o anche banalmente le mense scolastiche, dovrà essere organizzato in piattaforme organizzate di servizi metropolitano, quantomeno di unioni, per riuscire a efficientarsi da un lato e anche riuscire a offrire effettivamente gli stessi servizi a tutti i cittadini del territorio metropolitano. Esiste una quantità infinita di funzioni di back office che oggi stanno nei comuni, che possono essere integrate in piattaforme metropolitane, sul personale, sui tributi, l'organizzazione di tutti i servizi informativi, demografici, può essere organizzata a livello metropolitano. Oggi però tutto quello di cui sto parlando non è così. I servizi sociali sono parcellizzati in ASP o micro ASP organizzate quando ci sono nei distretti, spesso non ci sono, i servizi non sono gestiti neanche in forma associata. Sull'infanzia esistono almeno 8 sistemi diversi di gestione delle politiche e dei servizi per l'infanzia, i sistemi culturali non sono integrati se non i servizi bibliotecari, e sulle mense esiste una quindicina di società di proprietà dei comuni con un socio privato che dà il servizio mensa. Se vogliamo iniziare ad integrare occorre prendere una serie di decisioni molto rapidamente e con un progetto che comunque trovi una sua forza. Non abbiamo a livello metropolitano oggi un sistema di gestione delle entrate e di organizzazione di equità del sistema dei tributi uguale in nessun comune. Quindi ogni comune ha la sua aliquota. Avrà la sua aliquota per la TASI e per la TARI, per l'IMU. Avremo non so quante
diversificazioni anche nell'aliquota per le tariffe sui rifiuti, idem per i servizi sociali, idem per i servizi per l'infanzia, dove oggi non esiste neanche un'omogeneità nella modalità di accesso e nella gestione delle tariffe. E quindi, come dire, c'è un lavoro enorme da fare che richiede molta volontà politica, molta coesione, soprattutto con chi? Con le organizzazioni sindacali, col mondo dell'impresa, che dovranno affiancarsi a questo progetto, processo e progetto per renderlo forte e più valido. E oggi i cittadini ci chiedono soprattutto equità. In questo momento, per ragioni territoriali che ognuno di noi comprende, il cittadino di Savigno piuttosto che quello di Gaggio Montano sicuramente non hanno la stessa possibilità di accedere ai servizi del cittadino di Bologna piuttosto che quello di Casalecchio. È così in parte sulla sanità, perché siamo riusciti attraverso l'azienda unica a garantire questo insieme di diritti, non è così per servizi che a molti di noi sembrano banali. In 20 comuni del nostro territorio non esistono gli asili, piccolo particolare. Non esistono delle volte neanche le scuole elementari con le... Nido in 20 comuni non ci sono. In alcuni comuni della montagna siamo alle pluriclasse sulla scuola elementare, per darvi un'idea. Non ha lo stesso diritto quel bambino quando va alla scuola elementare del bambino di Bologna. È un problema che noi, nell'ottica del governo metropolitano, dobbiamo porci per riuscire a garantire effettivamente la stessa esigibilità in termini di diritti ma anche di servizi e la stessa possibilità di accesso. E questa è la grande, altra grande, grande sfida, oltre a semplificare normalmente il sistema. Oggi passa dai comuni la maggior parte degli strumenti urbanistici, non quelli di grande programmazione, ma tutto il resto ruota attorno ai comuni. Una parte di questi sistemi ci siamo vincolati sulle unioni dei comuni con l'approvazione dei PSC associati. Oggi però, su una vicenda non irrilevante come quella dei regolamenti urbanistici, ogni comune sostanzialmente ha ancora il suo regolamento urbanistico. L'unica realtà, il Persicettano, l'unione di terre d'acqua, che ha voluto forzare in questa direzione, ci ha messo 2 anni, ma è riuscita a costruire un regolamento urbanistico unico per tutta quell'area. In tutti gli altri comuni abbiamo prove diversi, quindi se siete un professionista che deve lavorare su più comuni, ogni volta dovete prendervi il regolamento, solitamente un plico di medie dimensioni, e provare a capire qual è la filosofia con la quale dovrete iniziare il vostro intervento. Questo vuole dire costi di progettazione che aumentano, consulenze che crescono all'ennesima potenza, e anche lì regole diverse che non danno le stesse possibilità in luoghi che sono distanti delle volte anche 3 chilometri l'uno dall'altro. Tutto questo va disboscato, e anche in questo caso occorre una forte volontà politica. Pensare a un regolamento unico metropolitano dell'edilizia, con alcuni gradienti naturalmente di autonomia per i comuni, o pensare a un regolamento unico per l'accesso ai servizi sociali o per i servizi dell'infanzia, vuol dire fare un salto straordinario rispetto a ciò che abbiamo oggi, e anche questo richiede una forza politica straordinaria. Quindi noi nei prossimi anni dovremo cercare, visto che non possiamo raggiungere tutti questi obiettivi in un breve periodo, di selezionare alcuni obiettivi strategici che ci vogliamo porre in termini di semplificazione, in termini di riorganizzazione anche del nostro territorio, di gestione dei servizi, ponendoci anche gli obiettivi di medio lungo all'interno dello strumento piano strategico metropolitano, che ci consentirà anche di costruire quella pianificazione. E questo penso sia il lavoro più importante che dovremo fare. Ci saranno scelte politiche, penso che la prossima direzione del Partito Democratico di Bologna affronterà la definizione di quelle priorità. E ci saranno scelte politiche da fare sui territori, perché cedere poteri a ognuno, decidere cosa fare insieme, sembra facile, ma è un passaggio che richiede un notevole sforzo da parte di tutti per raggiungere un risultato. Noi abbiamo ancora, anche se non ci siamo, un sistema, e chiudo qua, istituzionale molto frammentato.
lo abbiamo cercato di articolare attraverso le unioni dei comuni. La fusione della Val Samoggia ha rappresentato un'esperienza straordinaria, io spero ripetibile, che ha portato alla nascita di un comune con una massa critica, passatemi il termine, comunque soddisfacente anche per ottenere quelle banali semplificazioni economiche di scala che mancavano nei comuni precedenti. C'è un altro progetto di fusione che sta andando avanti, quello un po' più zoppicante, mi verrebbe da dire, che è quello che riguarda i comuni della montagna, Corretta Granaglione, nasce da altri obiettivi, non da quelli di riuscire ad arrivare a produrre una semplificazione, ma quello di valorizzare un'identità della montagna per la montagna, sulla montagna, con la montagna, ma che alla fine non serve, diciamo così, in modo profondo a raggiungere l'obiettivo che siamo prefissati. Occorre forzare sulle fusioni, occorre capire quali sistemi territoriali possono nel tempo arrivare a fondersi, a costituire comuni unici. E su quello dobbiamo lavorare, interrogarci e capire qual è il livello migliore su quale andarci ad assestare. Nello stesso tempo il Comune di Bologna ha già avviato un processo di riforma dei quartieri che porta i quartieri da 9 sostanzialmente alla fine del mandato del quartiere a diventare 6, con anche la necessità di andare a definire nell'articolazione dei poteri, delle funzioni tra il Comune e i quartieri, di ridefinire una mappa, diciamo così, delle funzioni, che penso dovrà essere coerente con quanto poi andremo a fare nel resto del territorio. Quindi, come dire, abbiamo di fronte 5 anni molto importanti che effettivamente, grazie ad una legge che è sicuramente perfettibile, però ci mette per la prima volta nelle condizioni di provare a costruire un pezzo del nostro futuro. Penso che soprattutto voi, che come dire, avete anche da questo punto di vista la possibilità di guardare anche a quel futuro pensando di poterlo costruire, questo possa essere, come dire, anche un orizzonte nel quale pensare anche alla propria dimensione di impegno nella politica e di impegno concreto verso un cambiamento oggi possibile del nostro territorio, che come dire, correrà soprattutto sulle vostre gambe, sulle gambe dei sindaci che eleggeremo il 25 maggio, spero tanti, nei nostri comuni della provincia. Quei sindaci, insieme al sindaco di Bologna e i sindaci che, come dire, sono stati eletti negli scorsi anni, saranno il motore di quel cambiamento insieme ai consigli comunali. Quindi occorre che non solo ci siano energie fresche, ma ci siano anche le idee chiare. Su questo dobbiamo lavorare insieme, avremo bisogno di tutti. Grazie Simone. Dopo prospettive della legislazione nazionale del sindaco dell'area metropolitana, ci sembra giusto affrontare anche la prospettiva della provincia. Per questo abbiamo chiesto a Stefano Amazza, che è capo del gabinetto della provincia, di analizzare l'impatto anche di questa normativa al di là del taglio contabile che viene spesso dato, cioè la soppressione, diciamo, del livello politico istituzionale della provincia, ma patrimonio di conoscenze anche che la provincia ha avuto, cosa ne sarà e le funzioni che verranno distribuite. Intanto mi presento, perché un po' l'ha detto Marco adesso. Io da 7 anni che sono capo di gabinetto della presidenza dei Draghetti della provincia di Bologna. Come dipendente, sono dipendente della regione, ho fatto un'esperienza anche come amministratore in un comune della cintura di Sala Predoso per 6 anni come assessore, e per 15 anni ho fatto l'esperienza dagli anni 80 al 95 all'interno dei quartieri, del quartiere di Bologna, quindi Saragozza. Cui questo per dire, la mia esperienza è passata trasversalmente tra diversi enti, per cui non sono qui assolutamente a difendere un ente rispetto agli altri, insomma vi porto la mia esperienza per quella che è. Io pensavo di intervenire su 3 cose. Prima darvi dei numeri per, diciamo, concretizzare quantitativamente ciò che hanno già detto il professor Vandelli e il sindaco Gamberini, e poi una valutazione più generale ed una mia vision assolutamente personale su quello che potrebbe essere nel futuro la situazione dell'area metropolitana di Bologna. Allora, per iniziare, diciamo che i numeri. Adesso abbiamo 9 quartieri nel comune di Bologna, avevamo 60 comuni nella provincia di Bologna,
abbiamo 9 unioni comunali, cioè 9 forme associative dei comuni nell'intera provincia di Bologna e una provincia. In totale, questo è un conto che lo si fa difficilmente, lo si fa molto raramente, ma io ho avuto la curiosità di farlo. Nel nostro territorio provinciale ci sono 198 organi di governo, cioè sindaci, più giunte, più consigli comunali, più consigli provinciali, giunta provinciale e presidente provinciale. Questo numero di 198 organi di governo, al di là del numero degli enti che agiscono, ci dà però l'idea e la quantità di quanti sono i punti di decisione, grandi o piccoli che essi siano, però punti di decisione, perché è chiaro che a un sindaco, come diceva giustamente prima Vandelli, gli si deve comunque dare qualcosa da fare, a una giunta gli si deve dare qualcosa da fare comunale, grande o piccolo che sia il comune, ad un consiglio gli si deve dare comunque qualcosa da fare, e se non glielo si dà se lo prendono, no? Fanno gli ordini del giorno su materie che non sono comunque, no, strettamente legate all'amministrazione comunale, lo fanno a livello generale, ma questo non è un giudizio di qualità che io do sull'azione di governo, dico che è così, no? Per cui teniamo a mente questo numero, attualmente abbiamo 198 punti di decisione amministrativa e anche politica, no? Se questa la vogliono esercitare. Che cosa cambia rispetto a questa situazione, diciamo, dell'anno scorso? Prendiamo il 2014 come anno di transizione, guardiamo al 2015, cosa succederà nel 2015 a legislazione invariata, dando per scontato l'approvazione della legge, del disegno di legge del Rio? Beh, nel 2015 avremo comunque 9 quartieri per il comune di Bologna, avremo 56 comuni invece di 60 per la fusione di Valsamoggia, avremo comunque ancora 9 forme associative dei comuni che a seguito della legge regionale 21 del 2012 dovrebbero tendere a coincidere con i distretti sociosanitari, cioè la regione nella sua legge 21 ha detto gli ambiti territoriali ottimali di gestione sovracomunale sono le aree dei distretti sociosanitari, okay? All'interno di queste aree non ci può essere più di una forma associativa comunale, per cui i comuni che hanno un po' di mal di pancia, adesso la dico così, e non vogliono entrare in un'unione comunale, non possono costituire un'altra unione all'interno di questo ambito territoriale ottimale. Per cui devono fare convenzioni specifiche con l'unione per gestire obbligatoriamente alcune funzioni, almeno 3 in una lista che la legge regionale ha indicato, almeno 3 di queste funzioni devono essere gestite. Questo per dire che il processo è stato avviato di accorpamento della gestione delle funzioni comunali, però non è ancora concluso e comunque credo che un buon passo in avanti l'abbia fatto appunto la legge regionale 21, un buon passo in avanti la può fare questa nuova legge sulle aree metropolitane. Un'altra situazione, la diminuzione degli organi di governo, no? Questa legge, questo disegno di legge del Rio effettivamente non la fa, nel senso che la gestione delle funzioni di area vasta è stata comunque riconosciuta all'interno del disegno di legge, cioè si è detto ci sono delle funzioni di area vasta che non possono essere gestite direttamente da ogni singolo comune, okay? Ecco, questo è stato il punto di snodo, io credo, di questi 2 anni di discussione dalle prime disegni di legge dei decreti del governo Monti ad oggi, cioè dalla abolizione tout court delle province, no? Si è arrivato ad un disegno di legge in cui si riconoscono delle funzioni di area vasta e di conseguenza un ente di area vasta che gestirà queste funzioni, sia essa provincia o città metropolitana. Diciamo la riforma e il passaggio rispetto al passato è sulla tipologia degli organi di governo di questi enti, non sul fatto che comunque ci debba essere un ente di area vasta che gestisce.
abbiamo sentito prima anche da Gamberini, è quanto è necessario che alcune funzioni debbano essere gestite in un ambito di area vasta e non solo più a livello comunale. Questi, ripeto, alcuni numeri, per cui i numeri che abbiamo davanti, io credo che ci portino a dire che ci dobbiamo dare un'accelerata rispetto ai tempi che anche prima erano stati detti, cioè se ci abbiamo messo 15 anni, 20 anni, no? A arrivare alla fusione emblematica dei comuni della Valsamoggia, passando dall'associazione all'unione e poi alla fusione, io credo che adesso ci debba essere uno scatto di velocità per dire non ci possiamo più permettere nel futuro, cioè dal 2014 anche solo al 2020, i tempi che abbiamo usato nel passato per fare le riforme degli enti locali. Per cui una accelerata comunque lo si deve dare. Io ho partecipato personalmente un po' agli incontri che ci sono stati all'Unione Reno Galliera, conoscete ovviamente, no? 8 comuni, è già un'unione bella forte, avevano avviato uno studio di fattibilità per la fusione di tutti gli 8 comuni, 70.000 abitanti complessivi di questa unione. Fate conto, Valsamoggia, fusione dei 5 comuni, 30.000 abitanti. Quell'altra che citava giustamente Gamberini, che è già stata, ha avuto il parere anche positivo della provincia e che la regione la sta mandando avanti, Porretta Granaglione, 7.000 abitanti complessivamente, no? Punto, non ci sono altre proposte di fusione di comuni o di lavori avviati per andare in questa direzione. Per cui a mio avviso questa è una delle azioni in cui un'accelerata ci debba essere con col prossimo mandato amministrativo. Ecco, che cosa ci dice questa nuova legge? Che ci sono ormai definiti dei tempi per l'entrata in vigore, entro gennaio 2015 lo statuto dovrà essere fatto, gli organi dovranno essere insediati, modalità per istituire la città metropolitana da qui a dicembre, per cui è già tutto bello scritto nella legge, se volete poi anche alcuni elementi di sintesi della legge, perché è ovviamente molto lunga, sono a disposizione, io ho già cercato di tradurre in bolognese, diciamo, per dire che come ricadrà sulla situazione in bolognese l'attuazione di questa legge. Noi avremo un consiglio metropolitano di 18 consiglieri, che possono essere sia sindaci che consiglieri comunali, e la nostra conferenza metropolitana dei sindaci, che è un organo specifico della città metropolitana già indicato dalla legge, sarà formato da 56 sindaci, compreso il sindaco del comune di Bologna che la presiderà. Per cui questa è, diciamo, la quantità, per cui 56 sindaci che fanno parte della conferenza metropolitana che approveranno lo statuto e ogni anno daranno parere obbligatorio sul bilancio della città metropolitana, che sostanzialmente è il bilancio dell'attuale provincia, no? Che sarà portato avanti. Ecco, la novità di questa legge, io credo assolutamente positiva, è che le flessibilità di inserimento di materia all'interno dello statuto sono molto ampie, per cui il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana potranno effettivamente svolgere un ruolo politico di redazione dello statuto della nuova città metropolitana. E lo dovranno fare appunto entro dicembre 2014. E io, ecco, la visione che io dico, e qui vi do un mio parere assolutamente personale, è questo: se tutto a fine 2014 si ridurrà a cambiare il cartello che c'è in via Zamboni 13 da provincia a città metropolitana e tutto quello che è dentro rimane uguale, beh, questa riforma l'abbiamo fallita. No? Perché è un cambio di immagine, però nella sostanza è rimasto tutto tale quale prima. Io concordo molto con quanto diceva Vandelli, la crisi è un fatto stimolante
e deve produrre delle positività, non solo dire come siamo messi male, vediamo come limitare i danni. Io credo che si possa invece proprio ribaltare e dire vediamo cosa di positivo possiamo fare. E tra 2 o 3 anni, non troppo avanti, i cittadini riusciranno a capire come nella realtà metropolitana di Bologna l'applicazione di questa nuova legge e se e come l'applicazione di questa nuova legge avrà dato dei risultati positivi per i cittadini o no, o se tutto sarà rimasto come prima. Per cui il lavoro che si deve fare da domani l'altro, cioè dal momento dell'entrata in vigore di questa legge, è veramente da fare a testa bassa, la provincia di Bologna già un anno fa ha presentato a tutti i sindaci la situazione diciamo gestionale di ciò che sono i procedimenti amministrativi e le attività che fa la provincia, proprio le ha messe a disposizione, ci sono nel nostro sito, li potete vedere tutti, sono 211 attività e tantissimi altri procedimenti. Ecco, io credo che bisogna fare chiarezza anche su questo. La semplificazione, certo, è un obiettivo che si può raggiungere per una volontà politica e una coesione tra gli amministratori locali, ma dipende molto anche dalle leggi nazionali. Cioè le amministrazioni pubbliche, i comuni e le province o anche le regioni, non è che si divertano a mettere i bastoni fra le ruote agli imprenditori perché ci devono mettere più tempo per rilasciare un permesso. È che c'è una legislazione nazionale veramente arcaica e veramente ancora farraginosa, e l'applicazione di queste leggi nazionali e anche in parte regionali porta ai tempi che abbiamo visto prima. Per cui da questo punto di vista riformare solo l'assetto dei comuni e delle province non basta, bisogna mettere mano alle legislazioni regionali e alle legislazioni nazionali in tante materie, e la questione della riforma del titolo V è pregnante su questa parte del problema, perché la divisione delle materie e delle competenze tra Stato e Regioni legislative, cioè che hanno un impatto sull'attività amministrativa cogente, è veramente molto, molto grande. Ecco, i tempi che abbiamo per l'attuazione di questa parte. Volevo sottolineare una questione. Prima si parlava di ingegneria istituzionale e questa ha sempre avuto un'accezione negativa fino ad ora, no? Quando qualcuno aveva in mente una riforma, poi probabilmente Vandelli è stato accusato magari molto spesso forse di dire ma tu fai ingegneria istituzionale per cui basta. Questo concetto che è nell'uso comune bisogna veramente ribaltarlo. Adesso partiamo dal fatto: a un ingegnere c'ha sempre una committenza, cioè uno che gli dice costruisci una casa, no? Il problema è che fino ad ora la riforma degli enti locali, la committenza era sempre dalla parte degli amministratori pubblici, mai dalla parte dei cittadini. Se invece adesso ribaltiamo la questione e prendiamo coscienza che la riforma degli enti locali, della macchina amministrativa, è ormai un'esigenza dichiarata delle associazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali, del terzo settore, delle associazioni del volontariato, si può ribaltare questa situazione. Per cui la committenza della riforma degli enti locali non sono più gli amministratori locali, anzi molto spesso sono quelli che frenano. La committenza è la società civile, sono i cittadini metropolitani, che diceva prima Gamberini, sono la comunità metropolitana che è fatta dalle associazioni del volontariato, dalle associazioni dei sindacati e dalle associazioni imprenditoriali, perché questi hanno già l'esigenza di avere un dialogo con un ente metropolitano, con una città metropolitana che abbia poteri e riconoscimento politico e di governo. Queste sono le due questioni. Per cui se noi cambiamo questo punto di vista, cioè il cittadino non è più l'oggetto della riforma degli enti locali, ma diventa il soggetto che richiede la riforma degli enti locali, riusciamo un po' a capire che cosa effettivamente può essere fatto e chi è che vuole cambiare o conservare la situazione attuale e perché, no? Io sono convinto che il cittadino metropolitano e la comunità metropolitana è presente già da parecchi anni nel nostro territorio,
Con questa legge Bologna ha questa duplice fortuna: uno, di avere individuato il territorio metropolitano come il territorio della provincia, che passa sopra, che finisce una discussione che ce la siamo portata dietro da 20 anni. Io personalmente la condivido in maniera piena, questa delimitazione territoriale della città metropolitana che coincide col territorio della provincia. Magari in altre situazioni nazionali non è così, però nella nostra situazione, limitiamoci a vedere il positivo di questo, io credo che sia una scelta giusta e che guardi al futuro. L'altra scelta positiva è appunto questa dell'esperienza della, diciamo, della conferenza metropolitana dei sindaci, che è già 20 anni che l'abbiamo, per cui il criterio del dire i sindaci si possono trovare insieme per decidere insieme qualche cosa e per fare dei passi in avanti è un criterio che l'abbiamo già digerito nel nostro territorio, non è più, diciamo, contro qualcuno, ma è a favore della coesione del nostro territorio. Il problema qual è? Sono i tempi di attuazione e le decisioni che non guardano a domani, al 2015. Cosa succede nel 2016? Ma quello che mettiamo in campo adesso dobbiamo valutarlo positivo per il 2020, per il 2025, e che sia positivo per uscire e per portare la nostra area territoriale metropolitana alle altezze di quelle europee, guardando a questo tempo di attuazione dell'area metropolitana. Un altro problema che io credo debba essere sottolineato è: ma se andiamo alla fusione dei comuni, che cosa ne è della democrazia partecipata dei cittadini e dell'identità delle comunità comunali? Questo è un problema, però anche qui bisogna approfondirlo e bisogna iniziare subito il dibattito interno politico anche al nostro partito, per dire: riteniamo che ancora la forma della partecipazione dei cittadini si riesca a convogliare tutta all'interno di quelle forme istituzionali che sono stati i consigli di quartiere, le commissioni di quartiere o i consigli di frazione che abbiamo sperimentato negli ultimi 20 anni, oppure dobbiamo prendere atto che i cittadini si creano da soli delle forme di accorpamento, di rappresentanza, e attraverso queste, che possono essere i comitati, che possono essere altre forme, no, di utenti di alcuni tipi di servizi, per cui i cittadini sono assolutamente capaci di aggregarsi tra di loro su delle problematiche. Il problema dei cittadini è di capire con chi devono parlare per confrontarsi e chi ha il potere di fare cosa sui problemi che loro sentono come cittadini nei confronti delle amministrazioni. Per cui io metterei queste due cartine a tornasole, cioè due verifiche da farsi per la vera riforma dell'ente metropolitano. Una è la semplificazione: riusciremo a semplificare l'amministrazione, le amministrazioni e la gestione dei servizi? Ne diceva prima Simone, no? Abbiamo ancora RUE, regolamento urbanistico edilizio, la gestione dei nidi, le possibilità di accesso ai servizi pubblici. Per cui semplificazione, in questa parola ci sta dentro tanto, ma io credo che sia veramente un punto che dobbiamo tenere presente. E l'altro è la accountability, cioè chi rende conto di che cosa ai cittadini, no? Perché se non facciamo questo non riusciamo neanche a capire qual è la, cioè se non assumiamo questo criterio dal punto di vista dei cittadini, cioè di cittadino come soggetto dell'amministrazione pubblica, non riusciamo a capire l'ingegneria istituzionale come deve effettivamente essere fatta e quale efficacia possiamo dire. Perché se io, anch'io come cittadino, io abito a Borgo Panigale, a Casteldebole, se ho un problema di, che so, anche solo di trasporto pubblico, passa la metropolitana di superficie, la Casalecchio, la Vignola, Bologna, no? Passa il trasporto pubblico dell'autobus, io vado da chi? Dal presidente di quartiere a chiedergli se ho un problema di questo tipo? Il presidente di quartiere dice, proprio per il concetto che dicevo prima, non ti manda da qualche altra parte, sì, vieni pure da me, però lui effettivamente non ha il potere e la possibilità effettiva di dargli una risposta tantomeno veloce e tantomeno completa su questa tipologia di problema. Per cui il presidente di quartiere deve andare
no? dal dirigente del comune di Bologna, che deve andare dall'assessore, che deve andare dal sindaco, che deve andare dall'assessore della provincia di Bologna alla mobilità, che deve andare dall'assessore alla mobilità regionale per metterci soldi. Vedete, proprio in questo caso la accountability è proprio questo, non ci deve essere. Cioè, se la mobilità pubblica è di competenza della regione, perché è la regione che mette i soldi, e l'area metropolitana ha una competenza di programmazione e pianificazione dell'utilizzo delle risorse, che non sono neanche della città metropolitana ma sono della regione e poi anche del governo, bisogna capire al cittadino di chi è la responsabilità di queste cose, perché se no ai cittadini non gli possiamo più dire no, stai buono, no, si arrabbiano giustamente, perché dice, se c'è il problema, e il problema c'è, tu mi devi dire chi lo risolve, cioè chi ha la responsabilità di risolvere. Poi io deciderò col voto se ridarti il voto, se non te lo ridò più, però devo sapere chi è, non puoi frantumarmi la responsabilità pubblica in tanti rigoli e in tante cose. Per finire, io credo che, per cui dicevo, semplificazione e servizi pubblici sostenibili, servizi pubblici sostenibili che sono allocazione di risorse, pianificazione dell'utilizzo di questi servizi, e per i servizi bisogna sempre distinguere tra pianificazione e programmazione, chi fa la programmazione, la pianificazione e la programmazione, chi fa la gestione. Purtroppo in questi ultimi tempi, no, sia se il cittadino si sente dire anche dai sindaci o da anche altri, hai un problema dei rifiuti, vai da ERA, hai un problema di trasporto, vai da ETIPER, no? Però non deve essere così, perché ETIPER e ERA gestiscono dei servizi e prendono dei soldi in base a ciò che hanno concordato con i responsabili amministrativi e politici che sono in altri punti della pubblica amministrazione. Per concludere, per me quello di cui c'è bisogno molto è di individuare una leadership metropolitana, perché se abbiamo ormai messo a fuoco il fatto che serve un ente metropolitano e finalmente andremo a costituirlo, c'è bisogno di una leadership metropolitana che si faccia carico della accountability che dicevo prima e della semplificazione che si diceva prima per questo livello di governo. Questa leadership si deve costruire, il dibattito anche solo di ieri o di ieri l'altro, un po' di Simone Gamberini, un po' del sindaco Manca, mette questo al centro. Cioè, il sindaco di Bologna ha tutte le carte in regola per fare il sindaco metropolitano così come ha governato fino adesso, o si deve immaginare qualcosa di diverso? Al di là delle ovviamente capacità personali, governare una città metropolitana non è tale e quale governare il comune di Bologna, è diverso oggettivamente, per cui la leadership metropolitana deve essere riconosciuta dai cittadini, elezioni dirette o non elezioni dirette, io adesso ho la mia idea ma non entro nel merito, però deve essere riconosciuta la leadership metropolitana e poi deve essere riconosciuta, ripeto, dai cittadini, ma deve essere riconosciuta anche dalla regione, dal governo italiano, dall'Europa, dal mondo, per cui capiamo che la leadership metropolitana non è una cosina di poco conto, perché se è vero quello che si diceva, che le città metropolitane sono il motore dello sviluppo, noi dobbiamo competere a livello europeo e mondiale su questa materia, non a livello solo dei comuni del nostro, della nostra area territoriale. Bene, grazie Stefano. Io raccoglierei un po' di domande per tutti i relatori che ci sono. Hai domande? Siete ancora vivi? Quindi ne hanno tre. C'è una domanda che tu hai, quindi. No, io allora rompo il ghiaccio io. No, vabbè, a me è un dibattito che interessa molto, insomma, me ne occupo col PD, insomma, con i giovani democratici, insomma, un dibattito che almeno alcuni di noi sentono da alcuni anni e ancora, insomma, cerchiamo di capire ovviamente come si evolve la situazione, perché è una situazione abbastanza confusa. Alla fine
al fatto che non si rivoterà per la provincia, penso che ci siamo arrivati la settimana scorsa, non so, pochissimo tempo fa. Adesso io voglio, non voglio entrare in tutto il dibattito, però vi chiederei il dibattito sulla rappresentatività della città metropolitana, del presidente della città metropolitana e del consiglio metropolitano, è in realtà un dibattito interessante, quindi a me piacerebbe sentire la vostra opinione sul fatto, Stefano lo citava alla fine, su il ruolo del presidente, se deve essere eletto il sindaco metropolitano, scusa, se deve essere eletto o meno. È chiaro che un sindaco metropolitano rappresentativo è evidente che debba essere eletto, tutti noi non possiamo non vedere che non si può andare a votare il sindaco metropolitano domani, nel caso sia il sindaco della città di Bologna, perché il sindaco Merola è stato eletto da poco, e non ha senso che per dire il 25 maggio si voti al posto della provincia, della città metropolitana, con il candidato, il sindaco di Bologna candidato a sindaco della città metropolitana. Sarebbe evidentemente un'assurdità questa. E poi vi chiedo, come funzionerà il consiglio metropolitano? Nello specifico, se non ho capito male, ci sono 18 i consiglieri. Come saranno scelti in base alla rappresentanza, immagino, di tutti i comuni della provincia? E se c'è il rischio in realtà che, questo Simone me lo devi spiegare, se c'è il rischio che ci sia una paralisi, nel senso ci si può trovare per dire, non so, comuni amministrati al centro-sinistra, comuni amministrati al centro-destra, non c'è il rischio che abbiano interessi molto diversi e quindi la città metropolitana rischi una paralisi, nel senso c'è la provincia ha una maggioranza da una parte o dall'altra, quindi in qualche modo amministra, non c'è il rischio che col fatto che i rappresentanti del Consiglio metropolitano saranno di vari comuni, il rischio sia appunto che una maggioranza non ampia, non chiara, porti a una paralisi dell'organo. Nel frattempo qualcun altro ha avuto qualche domanda? Partiamo dalla sensibilità. Proprio anche io queste domande e allacciandomi proprio al ruolo della leadership metropolitana, perché sto pensando a una cosa molto più concreta, che non sono gli amministratori di destra e di sinistra, ma anche all'interno e nostri di sinistra sappiamo che ci sono molte licenze, quindi parlo per esperienza, perché vedo ragazzi montano, tutti comunque della montagna che hanno paura che vengono degli altri servizi che si sentono esclusi da questo processo, perché comunque sono quelli di montagna, con tutta una serie di caratteristiche ovviamente lontane dalla città metropolitana. Ovviamente che io sono sempre a favore di questo processo e sto cercando di fare il possibile per, però purtroppo sono di fronte ad un'unione, una spaccatura sulla montagna, cioè che faremo fatica a ricomporre per il periodo, e quindi bisogna pensare veramente al sindaco metropolitano al ruolo che deve avere nei confronti dei sindaci che tra virgolette recalcitranti, quindi come conquistarli, cioè proprio per avere questa comunione di intenti, visto che le cose devono essere fatte velocemente. Sto pensando veramente a tutti gli ostacoli che possono contrapporre dal punto di vista burocratico amministrativo gli stessi amministratori, purtroppo. Cominciamo con una battuta a l'ultima tua ipotesi non si verificherà, perché ovviamente saranno tutti comuni chiaro provincia. No, è uno dei temi che, come dire, ci si è posti o ci si sta ponendo in altre aree metropolitane, pensate a quella milanese piuttosto che quella torinese, anche per la numerosità anche dei comuni, siamo oltre i 200-300 e oltre a Torino, alcuni da 600 abitanti e 900.000 a Torino, insomma, e con colori anche un po' diversi. Il Consiglio metropolitano viene eletto su liste
quindi contrapposte, con l'espressione di un voto di preferenza da parte dei singoli consiglieri comunali e sindaci dei vari comuni, che esprimono però un voto ponderato al peso del loro comune, per gli abitanti, sono delle fasce di abitanti che definiscono quanto pesa quel voto. E quindi, infatti, si può determinare il rischio che alcuni territori non siano rappresentati nel Consiglio metropolitano, questo è qualcosa che può tranquillamente avvenire, semplicemente per un effetto combinato della demografia e del voto espresso o della poca uniformità politica dei territori. Questo è un tema. Questo però può anche essere un'opportunità in alcuni casi, perché probabilmente in territori dove magari non c'è una grande uniformità politica costringe a essere trasversali per avere un rappresentante al Consiglio metropolitano, per esempio. Nella nostra realtà penso che il centro-sinistra proporrà una propria lista e che in un qualche modo si cercherà di organizzare il voto per garantire una rappresentanza del territorio. Al tempo stesso, ripeto, non penso in sé sia una cosa così non gestibile, se costringe comunque nella riflessione sui territori anche a trovare accordi trasversali, perché quello che va comunque costruita è una coesione che mette davanti il territorio e gli interessi generali del territorio. E su questo sicuramente c'è la necessità di un esercizio forte della leadership che appunto in questa fase non nasce dall'elezione diretta. Io sono convinto che in questa fase non solo non era possibile praticare, ma nel momento in cui si costruisce un ente di questo tipo, una delle prime cose da evitare è il rapporto dialettico che non trova mai una risposta positiva tra il futuro sindaco metropolitano e l'eventuale eletto direttamente il sindaco del comune del luogo. È un film che abbiamo già visto, non produce nessun risultato. È evidente che, quello ce lo dice la storia della maggior parte delle aree metropolitane europee, nel tempo si arriva dall'elezione di secondo livello all'elezione diretta, in una fase nella quale però con l'integrazione territoriale è diventato un qualcosa di concreto, per cui bisogna essere consapevoli che c'è un'opportunità, che siamo in una fase di transizione, che dobbiamo veramente costruire una situazione che è diversa da quella dell'oggi, perché poi forse naturalmente alcune cose avverranno. Torno al tema della coesione. La coesione oggi è oggetto di dibattito o di polemica, se volete, nel rapporto fra alcuni sindaci e l'amministrazione di Bologna. Non è nel merito dell'elezione diretta o della rappresentatività del sindaco Merola, non c'è quel tema. C'è il tema forte del riuscire a condividere, prima dell'avvio della città metropolitana, quella strategia, quelle priorità. Perché senza quel tipo di coesione pensiamo sia forte il rischio di andare a sbattere, o che sia forte il rischio che prevalgano alcune forti identità territoriali, con le quali bisogna parlare. Noi prima abbiamo fatto l'esempio della montagna. La montagna, io penso politicamente, sia da analizzare un pochino, no? In questi anni l'evoluzione anche del centro-sinistra in montagna si è più orientata verso una involuzione proto-leghista nell'approccio al territorio e a ciò che c'era intorno, no? E oggi quel dato è una realtà, per cui anche i nostri sindaci di centro-sinistra, iscritti al PD, tutelano, fanno una riflessione per esempio su beni comuni come l'acqua, la serie, no, l'acqua la via in montagna. Ma lo fanno ancora con la stagione, no, sono rinati questi movimenti, questo è il tempo. La difesa di prerogative del territorio di fronte al rischio di perdere quell'autonomia, che è figlia anche del fatto che forse la maggior parte di quel territorio lì è stata fortemente assistita in questi anni, e quindi si è trovato un equilibrio nella gestione anche delle risorse che
coprivano alcune mancanze, come dire, territoriali che oggi rischia di saltare. E quindi occorre che il sindaco metropolitano si faccia carico anche di quel problema, perché l'area metropolitana inizia a Porretta, e se a Porretta Granaglione, o a Granaglione, insieme a Gaggio Montana, Castel di Casio o a Lizzano in Belvedere, decidono che come dire, vogliono costruire un'enclave territoriale autonoma che vive di luce riflessa, occorrerà in qualche modo trovare le condizioni per dialogare o far scattare degli elementi positivi, no? Più siete coesi, più c'è una premialità in termini di risorse per i programmi per la montagna, oppure definire delle priorità che sono condivise da quei territori. Quei territori sono fatti comuni piccoli in termini demografici, ma enormi come territori, e vivono costantemente il tema del dissesto del territorio e della difficoltà a organizzare servizi con comunità sparse e l'impossibilità di aggregare. Occorre farsi carico di quel tema lì, quindi è lì che ci vuole anche la politica, no? Quindi porsi il tema del dissesto sia in pianura che in montagna, cercando di orientare e di pensare a un piano di investimenti seri sul dissesto idrogeologico, che diventa anche la condizione per rendere più coeso il territorio, perché uno vede i benefici di quella operazione lì. Questo è quello che avrebbe fatto, e penso che uno dei limiti più grossi dell'operazione fusione Valsamoggia nella fase referendaria sia stato proprio che è mancato quel passaggio politico lì. Noi arriviamo alla fusione Valsamoggia dopo quel percorso ventennale che abbiamo scritto prima, con un referendum al quale hanno partecipato il 40% scarso degli abitanti di tutti quei comuni, vinto dell'1% sopra 50%. Si fa fatica a dire che è un grande successo politico. In base alla normativa prevista, abbiamo detto, abbiamo vinto il referendum, quindi che oggi costruire l'identità della Valsamoggia e costruire quella roba lì è un altro passaggio. Ci siamo detti fino adesso che è importante semplificare, fondere, unire, ma la gente non, come dire, lo dice a parola, per cui quando, come dire, arrivi in casa nel singolo comune, evidentemente la risposta è diversa, è contraria. Perché? Perché non intravede i benefici di quella roba lì. E anche qua ci vuole politica e l'esercizio della leadership e la costruzione di un sistema premiante che faccia capire perché conviene fare quella roba lì. Allora, qua, se io vado da un cittadino di Savigno e gli dico: guarda che tu fino a 5 anni fa non avevi praticamente servizi sociali nel tuo territorio, e da quando abbiamo gestito i servizi sociali, forma associata su area distrettuale, tu per la prima volta hai l'assistenza domiciliare, gli anziani che vengono seguiti anche al centro diurno, e per la prima volta hai costruito un asilo, il cittadino di Savigno capisce dov'è la convenienza, okay? Se però non gli si fa quella riflessione lì, fa come ha fatto andando a votare, e vota per la maggioranza contro la fusione, perché pensa che ci sia l'invasione dei crespellanesi, no? No, soggetti oscuri e pronti a conquistare dei territori per conquistare i tartufi di Savigno. È un problema. Allora, visto che la gente non è stupida, ma ognuno, come dire, vota a partire da un percepito che è quello reale, occorre su quello fare un lavoro importante, perché se no rischiamo di andare a sbattere. Questo è quella dose di politica in più che c'è, perché se no si cade nell'ingegneria istituzionale, non si fa cadere l'organizzazione del territorio in testa alla gente se non si fanno percepire quei benefici, perché se no, come dire, lì nascono i problemi, che poi dopo diventano impossibilità poi anche di fronte a omogeneità politica molto forte di riuscire a mettersi d'accordo per fare il ROE associato. Ci abbiamo provato, no? L'amministrazione provinciale, il vicepresidente Venturi, ci ha provato per 2 anni a costruire con tutti i comuni del nostro territorio, per il 90% degli stati del centro-sinistra, un ROE unico metropolitano. A un certo punto ci siamo arenati di fronte alla impossibilità a comunicare fra aree magari molto vaste, o perché, nel caso dell'urbanistica, il Comune di Bologna ha deciso che aveva altre priorità e quindi non ha tirato in quella direzione. Occorre che, come dire, in questa fase ci sia qualcuno che tira il carretto un po' più di altri. Questo è anche un pezzo di esercizio della leadership che oggi va costruita.
compito del PD e della politica con la Roma lì. Posso dire per fatto che siamo qui per la politica. Voglio dire due cose. A mio avviso le questioni che venivano sul fatto dell'identità dei territori, eccetera, poi vedremo rispetto a quello che dice la legge come sarà composto il Consiglio metropolitano, però dalla sensazione che io ho avuto rispetto a quello che dice la legge, varranno molto di più gli accordi politici interni ai partiti e fra i partiti, più che le rappresentanze territoriali che possono, perché non sono garantite le rappresentanze territoriali. Ogni consigliere comunale va a votare e può dare anche una preferenza, però con un voto ponderato, cioè il peso del consigliere di Gaggio Montano, il peso del voto del consigliere di Gaggio Montano rispetto al consigliere comunale di Bologna è 1 a 50, una cosa del genere, no? Circa, per cui ha un bel da metterne di consiglieri di Gaggio Montano contro quelli di Bologna, però il peso ponderato è quello, questo per dire, non per dare un giudizio di merito sul voto ponderato, per dire che gli accordi dovranno essere presi tutti all'interno delle organizzazioni politiche, del partito, per capire come presentare le liste. L'altra questione brevemente che volevo dire è questa, cioè, se assumiamo questi due punti, cioè il fatto della semplificazione, che deve anche voler dire maggiore accesso ai servizi, come diceva Gamberini adesso, perché se io semplifico, devo semplificare anche la gestione, per cui avere dei costi tendenzialmente più bassi rispetto agli attuali per la gestione dei servizi che i comuni fanno in modo separato, per cui semplificazione, io ci vedo nel termine, ci vedo anche questo come obiettivo da raggiungere, come obiettivo strategico. L'altro è quello della responsabilità, chi fa che cosa. E per questo io, dicevo prima, poi prima non ho avuto tempo, la mia visione è questa: due livelli di governo, parliamo di governo amministrativo, uno è il comune, uno è la gestione dell'area metropolitana. Il problema adesso non è tanto nella nuovo ente comune città metropolitana, perché in qualche modo la legge lo definisce, stabilisce tempi e metodi eccetera. Il problema è tutto interno alle amministrazioni dei comuni, perché le amministrazioni dei comuni e se stesse possono avere, anche quello del Comune di Bologna, tre livelli di governo: quartieri, eletti, consigli comunali, eletto, e in altre situazioni le unioni dei comuni. Per cui la città, il consiglio metropolitano non è di secondo livello per i comuni che non sono comune di Bologna, ma di fatto potrebbe essere un terzo livello, perché i comuni, i rappresentanti dei comuni vanno in unione in unioni comunali ed eleggono un consiglio nell'unione. Le unioni comunali in qualche modo a livello di partito, a livello di liste, decidono chi fare eleggere nel consiglio metropolitano, per cui è un terzo livello. Capite che al cittadino, glielo andiamo a raccontare, no? Che no, per arrivare a parlare e la responsabilità del consigliere metropolitano, no? È tutta sua e non anche degli altri livelli. Ecco, qua c'è il nodo. Per cui io credo e vedo che se si guardano i prossimi 15 anni, il livello primo della gestione amministrativa, quella del comune, deve vedere nell'attuale territorio della provincia di Bologna dai 20 ai 10 comuni rispetto ai 56 che ci sono adesso, che in parte devono corrispondere alle attuali unioni dei comuni. Però questo processo, se anche lo assumiamo come visione strategica anche a livello politico, non ci possiamo più permettere di attuarlo in 20 anni o in 15 anni, lo dobbiamo attuare in 5 anni. Per cui i candidati adesso alle amministrative, i candidati sindaci e consiglieri, questo lo devono avere ben presente. Dice, lo mettiamo nel programma o non lo mettiamo? E se anche per qualche condizione politica non lo possiamo scrivere o non lo vogliamo scrivere in programma, una volta eletti questo tema lo mettiamo sul tavolo di discussione del Consiglio o non lo mettiamo? Perché se non lo mettiamo subito dopo le elezioni, sempre nel 2014, nei 6 mesi dopo, e che molti lo mettono sul piatto, allora ci sarà qualche possibilità di fare un passo avanti più veloce che nel passato, se no saremo sempre inadeguati, ma non rispetto ad una visione di ingegneria istituzionale, alle esigenze dei cittadini.
perché, ripeto, il cittadino metropolitano, la comunità metropolitana esiste e ci chiede, chiede alla politica delle risposte, che io non ne vedo altre che non quella di dire accorpiamo il livello amministrativo. E il problema della partecipazione non lo si può più affrontare nei termini che abbiamo usato nel passato, cioè non più una partecipazione dentro agli organi istituzionali, ma una partecipazione dei cittadini che si confronta con gli organi istituzionali e anche non in sede istituzionale. È questo il nodo della questione che io credo bisogna risolvere sulla questione dell'identità, perché molti che dicono no, non vogliamo fare la fusione, è perché non ho più il mio consigliere comunale o il mio sindaco a cui andare a chiedere il piacere, nella migliore delle ipotesi. In altre ipotesi peggiore gli vado a chiedere anche qualcosa di diverso. Questa situazione la si deve togliere dalla responsabilità della gestione amministrativa del sindaco, degli assessori, e deve essere gestita dal punto di vista politico e amministrativo con altre forme che le conosciamo tutte, e voi avrete già dibattuto molto su questo, però questa è una parte della nuova gestione politica delle amministrazioni degli enti locali, e se non affrontiamo e non mettiamo al centro anche questo problema non usciremo mai dal dibattito l'identità, non l'identità del comune, il campanile, non il campanile. La gente vuole partecipare e vuole dei servizi efficienti, diamogli delle risposte concrete su questo. Torno alla prima domanda, sindaco eletto o sindaco che è già il sindaco di un comune, in particolare del capoluogo? Guardate, la legge prevede una possibilità di elezione, ma la prevede soltanto alla condizione che il comune capoluogo si suddivida in più comuni. Perché questo? Ah, per un motivo molto banale, che riassumerei in questi termini. Che io sappia, esistono nel mondo soltanto due situazioni di città metropolitane. O voi avete il sindaco di Londra eletto dai cittadini, o voi avete le forme, come in tutte le città francesi, associative, con il baricentro che è costituito dal comune capoluogo. Ma se andate a Londra, voi non trovate sotto la grande Londra il grande comune capoluogo. Trovate 32 boroughs che sono piccole entità, tutte equiparabili. In altri termini, non esiste, a mio avviso, in nessuna parte del mondo la possibilità che ci sia un consolato, un dualismo tra un sindaco metropolitano e un sindaco di una grande città sottostante. Per un'ovvia ragione, che due messi così non farebbero altro che entrare in rotta di collisione. Dunque, delle due l'una, o si punta sul livello metropolitano elettivo, ma allora non ci vuole il grande comune storico, oppure c'è il grande comune storico che fa da motore per la città metropolitana. Se volete facciamo altri esempi, da Barcellona alle città tedesche, ma questo mi sembra una regola che mi pare abbia una sua anche logica. La città metropolitana deve servire a legare, non a spaccare. Elezioni del Consiglio metropolitano, abbiamo già detto, secondo me le flessibilità sono tante. Fate attenzione, qui abbiamo uno statuto del tutto diverso da quello degli attuali comuni o delle attuali province. Cioè adesso com'è fatta la cosa? Adesso abbiamo tre organi, sindaco, presidente della provincia, giunta e consiglio. Che cosa fanno? Ce lo dice la legge. Le competenze del consiglio sono bloccate per legge. Qui non c'è nulla di tutto questo, qui non c'è la giunta, c'è in primo luogo la possibilità di dare delle deleghe ai consiglieri, cosa che può essere gestita con grande
elasticità e quindi considerando le varie aree territoriali. In secondo luogo abbiamo due assemblee, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, tra le quali si può giocare, per legge la Conferenza metropolitana approva lo statuto del parere di bilancio, ma nulla gli impedisce di coinvolgerla in maniera molto più ampia, se serve. E anche le competenze del Consiglio io posso estenderla, posso creare delle commissioni, posso coinvolgere a seconda delle esigenze. È vero, nel Consiglio non c'è una ripartizione serale, io ero profondamente favorevole ad una rappresentanza garantita dei vari territori. Si è preferito una rappresentanza di tipo politico, in modo che anche i partiti minori possano avere una propria presenza. Può essere, secondo me, un limite, ma superabile, nel senso che con le regole, la distribuzione dei ruoli, dei compiti, si può fare molto. Tensioni politiche e tensioni territoriali. Queste credo che siano in qualche modo inevitabili, ma superabili. Cioè, lì ci vorrà molta capacità di... Guardate che tutto il nostro sistema è di tensioni politiche e tensioni territoriali. Tutte le relazioni tra lo Stato e le regioni sono su dinamiche che mescolano logiche politiche, logiche territoriali, logiche economiche, si mescolano, ci sono dei temi in cui la contrapposizione è nord-sud, dei temi su cui la contrapposizione dipende dalle politiche che fa ciascuna regione, dei temi su cui vale lo schieramento da una parte o dall'altra politico. Ma il punto poi alla fine deve trovare una composizione. Quando c'è bisogno di decidere, il riparto del fondo sanitario si arriva a una decisione, mescolando tutti questi criteri. Identità. Allora, io vorrei veramente che cominciassimo a riflettere, ma condivido le cose. Dunque, come sono fatte le nostre identità? Le nostre identità sono in larghissima misura il frutto di una storia spesso casuale. Tanto per avere un'idea, negli Appennini quasi sempre i villaggi sono diventati frazioni di comuni più ampi. Nelle Alpi sono molto spesso comuni. Piemonte ha 1540 comuni, la Lombardia ne ha 1200 e rotti, nel centro d'Italia non c'è nulla di simile. Ci sono delle borgate, ci sono delle frazioni che hanno loro identità che non si sono tradotte storicamente. Nelle coste, noi abbiamo quanto 3000 km di coste, quasi sempre non c'era una tradizione marina. La nostra cultura è una cultura di terra, perfino in un'isola come la Sardegna. La gente stava a terra, poi man mano che si sviluppava il turismo, man mano che si sviluppava la pesca, eccetera, i trasporti, eccetera, si spostavano verso il mare. Sul mare hanno cominciato a trovare più servizi, è capitato in Toscana. Dopodiché si è chiesto, i figli di quelli che avevano i nonni nel villaggio in montagna hanno chiesto di fare propri comuni separati. E così sono nati molti comuni costieri in giro per l'Italia. Allora, complessivamente le nostre delimitazioni, le nostre province nascono quando si calcolavano le percorrenze in base a giornate di cavallo. Ogni provincia, la nostra provincia, allora si usava il nome geografico, quindi la provincia del Reno,
era in modo tale che dal punto più lontano per arrivare al centro di amministrazione non ci volesse di più di una giornata di cavallo, cosa che effettivamente è vera tuttora. Ora, capite bene cosa c'è dietro l'identità, ci sarà una riflessione da fare nel momento in cui il mondo tecnologicamente, trasportisticamente è un altro pianeta. Le identità si amalgamano, si ripensano, vanno ricostruite. I sondaggi ci dicono ormai quanto ci sentiamo del nostro comune, quanto ci sentiamo della nostra, quanto ci sentiamo europei, eccetera, eccetera. Le identità cambiano, è veramente limitativo pensarci come ci pensavamo due secoli fa. Le cose sono cambiate, credo che tutti siamo chiamati a rimetterci in discussione in una logica senza rinunciare a niente, semplicemente più aperta e più dinamica, perché le identità si sommano anche. Appunto, io posso sentirmi tanto bolognese quanto europeo e nella sostanza così è, basta che vada in Cina mi sento europeo. Cioè ci sono dei fenomeni che bisogna in qualche modo, richiamo ancora l'esigenza politica, insomma la politica deve prendere in mano, non chiudiamoci in posizioni arretrate, cerchiamo di cogliere anche gli umori della gente, che sono importantissimi, ma non interpretiamoli come una gabbia chiusa in mano. Credo che la città metropolitana sia un'occasione per tutti.